Adesso sono veramente felice di ritrovare dopo un po' di tempo un cantautore, musicista, uno scrittore, un conduttore radiofonico, un conduttore televisivo, insomma tanta roba davvero. Enrico Ruggeri, benvenuto Enrico. Eccolo, ciao, là. Buongiorno, ciao a tutti. Ciao, ragazzi. Bentornato. Potremmo aggiungere alla lunga lista anche il rivoluzionario, visto un po' il titolo no, dell'ultimo album. Ti ci rivedi in questa cosa? Ma oddio, ci si prova, ci diciamo si prova. Che il tentativo artistico, insomma, è quello di fare cose diverse, a volte di provare a precorrere i tempi, non sempre riesce, ma il tentativo è quello. È vero. Senti, questo album che si chiama appunto La Rivoluzione, che arriva a 3 anni dal precedente, è veramente molto diverso da quello che si sente in giro, è molto diverso anche dai tuoi album precedenti. Ed è, a me piace moltissimo perché racconta, insomma, intanto un sacco di cose, si pone un sacco di domande e questa cosa a me piace moltissimo. Sì. E poi è molto suonato, che è un'altra cosa si trova raramente oggigiorno. Insomma. Sì, assolutamente. Beh, io ho la fortuna di avere il mio studio, quindi ho lavorato in questi anni anche in maniera complicata perché ovviamente erano gli anni del Covid. Quindi alla band ogni tanto si aggiungeva un paramedico che ci faceva i tamponi a metà pomeriggio. Però insomma il senso era siamo qua, abbiamo tutto il tempo che vogliamo, suoniamo, facciamo musica, se non succede niente ci rivediamo domani, non c'è niente di grave perché non è che c'è lo studio prenotato, devi finire per quel giorno lì. E quindi siamo andati in grande libertà facendo, disfacendo, ricominciando, cercando questo santo graal del suono che tutti noi avevamo in mente. E lo abbiamo tenuto suonando musica, usando il computer solo come registratore, non come produttore di suoni. Sì. E quindi usando le tastiere, dicendo qua mettiamo l'Hammond, qua mettiamo il piano Fender. Fammi risentire la chitarra, passiamo il basso nel distorsore, insomma provando a fare un po' di esperimenti. Giusto. Si è fatto per decenni. Certo, forse come si fa troppo poco adesso, aggiungo io. Beh, però non lo dire tu che sennò poi ti danno addosso. Senti, 11 canzoni dentro ci sono che raccontano, dicevamo prima, un mondo. E tra queste 11 canzoni c'è anche questo nuovo singolo che si chiama Non sparate sul cantante, che è un po' in stile spaghetti western, molto Sergio Leone se vogliamo, no? E siccome le chitarre di questo brano a me hanno spettinato nonostante manchi la materia prima, pensavo una frase, cioè c'è quella frase famosa quando un uomo con la pistola incontra un uomo con la chitarra, in questo caso un uomo con la pistola è un uomo morto. Ma sì, dunque è una canzone, sì, nasce anche dall'idea scritta assieme a Massimo Bigi, che è un mio amico al quale ho prodotto un album, insomma. Io ho un figlio che è abbastanza compulsivo sui film di Sergio Leone, per cui spesso io arrivo a casa e ci sono i film di Sergio Leone, western all'italiano. E infatti, a ben guardare, tu ne hai già individuata una di frase, ma ci sono delle frasi prese esattamente dai film, delle citazioni. Non basta un asse e una corda per farvi te un impiccato, per esempio, è una frase di Sergio Leone. Quindi è nata questa ambientazione western, anche molto ironica, per così sdrammatizzare il fatto che, come abbiamo detto più volte, negli ultimi anni insomma la musica è stata dimenticata, umiliata, accantonata. I musicisti e tutti quelli che ruotano attorno alla musica sono stati forse quelli che hanno pagato il tributo più alto. Sì, però sono quelli che ci fanno divertire, facendo riferimento a una frase che tu hai utilizzato a Musicultura, dove ti ho visto. Bravissimo, esatto, sì, ci fu quella frase, una delle frasi più infelici pronunciate da un politico, diciamo lo perdoniamo perché era un momento convulso, probabilmente gli è scappata, però è una frase che ha ridotto al nulla decenni di lavoro, no? Parlare della categoria che ha avuto Gaber, che ha avuto De André, che ha avuto Battiato, dicendo gli amici che ci fanno divertire, insomma, mi sembra un po' poco. E quindi, però, in certi casi, insomma,
non è morto nessuno, non è successa una tragedia per quella frase. No, figuriamoci, certo. E quindi si può sdrammatizzare. Senti, l'ascoltiamo subito, dai. Il pianista se ne farà una ragione, si intitola Non sparate sul cantante Enrico Ruggeri. Beh, sotto serpeggia questo riferimento anche musicale, no? Alle colonne sonore di Sergio Leone, in qualche modo, e quindi mi piace molto. Non sparate sul cantante, l'ultimo singolo tratto da La Rivoluzione di Enrico Ruggeri. Dicevo prima, Enrico, le chitarre spettinano, sono veramente vecchie maniere, però devo anche dire una cosa, l'album è molto suonato, ma io tendo a sottolineare un altro aspetto, che nei live tutto ciò che fate è molto suonato. Perché lo dico? Perché... Sì. Oggigiorno si fa un uso esasperato di sequenze e secondo è me è una battaglia importante questa. Ma io credo di sì, gli addetti ai lavori hanno una responsabilità importante. Cioè, spesso, per carità, usare le sequenze, che per chi non fosse del nostro mondo vuol dire che tu vedi una persona con uno strumento in mano, ma in realtà quello che sta uscendo dalle casse dell'impianto non lo sta suonando, suonando quello lì, esatto. Ma lo sta suonando una base. Le sequenze fa più figo, ma sempre di base si sarà. Sì. E ora può essere, secondo me andrebbe come minimo scritto sul biglietto. Bravo, come nel menu al ristorante. Bravissimo, bravi. Tu vai al ristorante, magari mangi bene, però ti devono scrivere per legge il pesce sul gelato. Esatto. E tu te lo mangi e magari è anche buono. Per cui, ecco, insomma... L'organo Hammond è congelato. È surgelato, esatto, anche quello. È finto, okay. Non lo sta suonando, il tastierista sta facendo finta di suonare l'organo Hammond. Esatto. Per cui, ecco, noi ci battiamo per quello e sono con te. Non facciamo eroismi, cioè per decenni le persone andavano dal vivo e suonavano le cose che avevano fatto nei dischi. E oggi, insomma, sembra che sia troppo difficile. Ma, sai una cosa? Quest'estate mi è capitato di assistere a uno dei tanti concerti, uno in particolar modo mi ha colpito perché era veramente stracolmo di sequenze. Io dissi ai miei amici che erano con me, dissi, ma io avrei preferito anche unplugged a sentirlo. Certo. Cioè, mi crea un'atmosfera più bella. Tu suoni lì chitarra e voce ed è bellissima, mica per forza dobbiamo avere la base. No, ma anche perché se no ti senti il disco. Esatto, cioè, bravo. Esatto. Il concerto è l'album è un documento, lì uno può fare quello che vuole, metti le sequenze, metti l'orchestra, fai quello che vuoi, perché quello che fai resterà a testimonianza di quel momento. Perfetto. Ma il concerto è un lampo, sono due ore nelle quali tu vivi delle sensazioni collettive assieme a quelli che stanno vicino a te, certo. Per cui è un'altra cosa. Assolutamente. Io già sono un po' perplesso su quelli che passano tutto il concerto fotografando o riprendendo, tanto non lo vedono, perché poi se lo rivedono a casa tanto vale comprare perdendosi un il momento. Esatto. Però vabbè, insomma, il mondo è così. Senti, hai detto che questo album è tra i 5 più belli che tu hai fatto, credo che ne hai fatti 37 o 38 che persone? No, sono 39. 39. Vedi che mi sono perso, compresi quelli con i decibel, sono 39. E questo è tra i 5 più belli? Secondo me sì, dal punto di vista del suono sicuramente, perché è un balzo in avanti, è come dire una messa a fuoco ulteriore, senza compromessi, senza niente che non fosse la voglia di ottenere il suono che avevamo in mente. Poi naturalmente le canzoni, è difficile paragonare una canzone che è scritta da 30 anni con una che è scritta da 80, sono mondi diversi, certo. Il mondo è cambiato. Oggi, per esempio, non so, tutti mi fanno i complimenti per il mare d'inverno, no? Mare, se tu ascolti la canzone, arriva a 2 minuti e 15 l'inciso del mare d'inverno, parte a 2 minuti e 15 l'inciso del portiere di notte, la porterò via, parte a 1 minuto e 50. Tu che fai la radio sai benissimo quanto sarebbe problematico oggi presentarsi in radio con un inciso che parte dopo i 2 minuti. Che già dovrebbe essere la fine della canzone. Dovrebbe essere la fine. Esatto. Per cui è evidente che, insomma, è difficile paragonare album fatti a 30 anni di distanza. Però questo album ha una peculiarità che non può essere ripetibile, nel senso che c'è dentro una generazione che ha vissuto molte cose importanti dal punto di vista proprio storico, e sono quelle stesse persone che, avendo vissuto quelle cose, adesso governano il mondo,
facendo un sì, po' di conti anagrafici, insomma. Sì, i sessantenni oggi hanno il mondo in mano, bene o male, insomma, dipende dai casi e dalle opinioni di ciascuno. Però, sai, noi sessantenni come musica ci siamo beccati sicuramente il meglio, perché abbiamo visto, avevamo 13 anni, si stavano scegliendo i Beatles, arrivavano i Led Zeppelin, arrivavano i Deep Purple, arrivava Bowie, arrivava Bob Dylan, Lou Reed, potrei andare avanti per ore, certo. E quindi si sono beccati il meglio. Per contro sono quelli che nell'adolescenza hanno vissuto gli anni di piombo, le botte, l'arrivo dell'eroina, le brigate rosse, cui insomma è una generazione molto complessa, nel bene e nel male. E la racconti benissimo, ed è un album che secondo me va proprio consigliato, quindi lo consiglio grazie agli ascoltatori. La rivoluzione di Enrico Ruggeri. Enrico, grazie di cuore per essere stato con noi. Quando volete ci sentiamo, è sempre un piacere. È un piacere nostro ed è anche un privilegio. Grazie mille Enrico Ruggeri, buona musica, alla prossima. Ciao.